Questa mattina, oltre alle tradizionali celebrazioni, per il 25 aprile è stato intitolato il Parco del Castello Malgrat al partigiano Dante Meaglia. Sì, era doveroso che la città di Rivarolo desse un riconoscimento importante a chi ha lottato per la nostra libertà e nella fattispecie un cittadino di Rivarolo che è stato ferito nel 1944 e che per 60 anni ha vissuto con una grave mutilazione. Oggi siamo orgogliosi e felici di aver dedicato uno dei luoghi più belli della città, il luogo più verde, più caratteristico, il Parco del Castello Malgrat, al partigiano Dante Meaglia. È stata una bella giornata e questo 73° anniversario della liberazione a Rivarolo sicuramente sarà ricordato proprio per questo momento. Io credo e mi auguro che entrando nel Parco del Castello Malgrat chiunque leggerà quello che c'è scritto nell'insegna di questo luogo intitolato Dante Meaglia, dicevo in modo particolare i bambini che leggeranno, i ragazzi, i giovani delle nostre scuole che leggeranno questa insegna, sicuramente avranno modo di capire cos'è stata la lotta di liberazione, quale sacrificio hanno fatto questi uomini e in modo particolare il sacrificio che ha fatto Dante Meaglia per permettere a tutti noi oggi di vivere in libertà e di vivere in democrazia. Quindi io mi auguro che questa giornata sia veramente un momento in particolare, un momento significativo che rimanga nella storia della nostra città. La richiesta di intitolare una via Dante Meaglia era stata avanzata da tempo e l'amministrazione è riuscita finalmente ad accoglierla. La richiesta è stata avanzata da tempo dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'amministrazione l'ha accolta con favore e oggi appunto si è arrivati al dunque e si è deciso di intitolare, come dicevo, il luogo più bello e più significativo della nostra città. Una cerimonia veramente toccante e commovente questa mattina. Tantissimo, l'avevamo organizzata con amore, possiamo dire, con entusiasmo, con impegno, ma è andata oltre le nostre aspettative, sia per la partecipazione, il numero delle persone, ma penso anche per l'intensità con cui è stata sentita, soprattutto per la presenza dei bambini e non solo, anche di chi ancora ricorda mio papà e ha portato in viva voce il ricordo della sua persona. La presenza di Dante Meaglia, il suo ricordo, la sua memoria resterà qui al parco. È una cosa veramente grande, penso che non avrebbe mai immaginato lui che la città di Rivarolo gli regalasse questo grande onore per lui e per noi. Ricordarlo in un posto così bello e così importante storicamente è veramente un dono per la sua memoria, ma anche un grande onore per la nostra famiglia e spero un regalo per la città di Rivarolo. Quale sarebbe potuto essere un suo pensiero sapendolo? Mi metto in difficoltà con questa domanda, non lo so, ma penso che si sarebbe commosso tantissimo. Conoscendolo, il suo cuore era comunque un cuore tenero che batteva facilmente per le emozioni e penso che sicuramente una lacrima avrebbe accompagnato il commento a questo gesto, a questo dono della città di Rivarolo. Passeranno, passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno. Passeranno, e questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, ciao, ciao.